Arriva il fischio d'inizio, si parte e allora buon campionato Primavera 3 a tutti. Le partite in casa dell'Avellino, ma non solo, ve le regaleremo noi. Spina, tutto di prima, Di Feo prova a servire, Moccano ci riesce. D'Agosto, attenzione, palla sul mancino. D'Agosto prova il sinistro, c'è il gol dell'Avellino che passa in vantaggio con Samuele D'Agosto al minuto 14. I Lupi passano in vantaggio con un sinistro angolatissimo. All'improvviso l'Avellino sblocca il risultato all'Ambrosini di Venticano, ci ha pensato Samuele D'Agosto, Lupi in vantaggio sul Potenza. Poi spazio per ragionare, in avanti verso D'Agosto, la posizione regolare, D'Agosto palla sul sinistro, la mette nel mezzo verso Capone, di testa libera Bocchetti, attenzione Di Feo in palleggio, Di Feo può tentare il destro, lo fa! Mamma mia! Carmine Di Feo, 2-0, ma che gol ha fatto il numero 4 dell'Avellino! Controllo con la coscia, sombrero e destro all'angolino, Golia si tuffa ma non può farci praticamente nulla. Al minuto 16, due minuti più tardi, i biancoverdi raddoppiano con un grandissimo gol di Carmine Di Feo. Avellino 2, Potenza 0 all'Ambrosini. Il cross sul secondo palo di testa, c'è il gol dell'Avellino con D'Agosto, ancora lui. Su colpo di testa il numero 10 biancoverde firma il tris al minuto 27, Avellino 3 Potenza 0 e adesso si mette davvero 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 male per i lucani. L'Avellino sembra aver quasi chiuso ormai la pratica a metà primo tempo. L'Avellino da questo potenziale pericolo, palla per Moccano che prova a mettere il turbo, vediamo se tiene il pallone in gioco. Moccano in mezzo a tre, riesce a servire anche Del Grande da quest'altra parte che solo, rientra però la difesa del Potenza, Del Grande ancora in possesso, Del Grande col sinistro! Mamma mia, Mattia Del Grande, poker dell'Avellino, ma che azione ha fatto Marius Moccano che si è involato sulla destra, ha messo il turbo, ha visto con l'occhio dietro la testa Del Grande che arrivava, ha raccolto, ha caricato il sinistro sotto la traversa. 4-0 dell'Avellino all'Ambrosini di Venticano quando siamo giunti al 35esimo. Un grandissimo gol di Di Feo, intanto si riparte, comincia il secondo tempo. La metterà nel mezzo, non va direttamente in porta Robustelli, attenzione la palla schizza, Moccano, eccolo qua Marius Andrei, Moccano, l'erroraccio però di Golia. Prova ad andare adesso Candela, la rocca su di lui, non c'è recupero, finisce qui l'Avellino, batte 5-0 il Potenza nella prima giornata di campionato. È stata una gran bella partita da parte dei Lupi di mister Alessandro Caruso.